quest'idea, io non rientro così. Il fatto che abbia questa singolarità è inconciliabile con il campo, dove campo entrano tutte le collettività possibili. È ovvio che la realtà è ipercreativa, ma noi non possiamo mica rappresentare la realtà, saremo dei folli. Noi facciamo una teoria per orientarci. Io non lo so dove sta la Terra realmente. Daniela! Nelle coordinate dello spazio-tempo. Però noi certamente qui ci siamo e localmente sappiamo dove siamo collocati. Quindi questa stupidità di credere di modificare un processo che ha origine nel tempo dei tempi, secoli che stanno nei secoli. Allora, basta con la banalità, viva la scienza che procede e un po' meno l'uomo che poverino bisogna avere, ecco la Caritas, però sapendo che questa carità non è che lo modifica, però c'è la verità. Caritas nella verità. No, vabbè, a parte tutte queste cose semipretesche che stai facendo, dici stai a far tormentare. E se stai a far tormentare, guarda, figlio mio, rispondi a questo. C'è un pollo da mangiare, c'è un pollo da mangiare, siamo in due, io me lo mangio tutto, per la statistica abbiamo mangiato mezzo pollo tutto e due. Ecco, no, aspetta qua sta storia. E questo è perfettamente attestato da quello che è successo nell'IPCC. Adesso lì si compare, tutti dicono che aumenta di un grado, invece diminuisce di un grado, poi adesso arrivano i russi che arriva la glaciazione. Tutto frutto di statistiche fatte da 1000-2000 anni ad adesso, che non hanno nessun valore. Punto e basta. Allora, scusatemi. No, devo parlare. No, ma lui è. Ah, Marina. Io non ho nessuna paura di morire. E sapete perché? Io ho conoscenze, ma non ho conoscenze tali da dire succederà questo e non succederà quest'altro. Non è per questo, perché non mi piace avere paura. La paura non mi porta da nessuna parte, mi rovina nella vita personale, mi rovina nelle relazioni, mi rovina nel pensiero. Allora, un poco di storia. Che cosa pensavano i nostri antenati, che non è che erano stupidi, magari avevano anche un'energia migliore di noi? Ixunt leones, c'era in Africa. Loro agli antipodi vedevano uomini con le corna, la coda, otto piedi, cioè tutte ridicolaggini. Noi sappiamo che non è vero, ma ancora la mentalità ixunt leones domina. Ecco, allora sti leones li vanno cercando. La cretina scienza, lo devo dire, perché c'è stato il sano buonsenso ecologista che dice delle evidenze. A Grotta Ferrata si respira meglio che al Corviale. Grazie, oh, cioè dovevi studiare. Oh, invece c'è il sentimento della venerazione della natura che, proveniendo dall'anima, dal cuore, dal profondo, ha un altro potere, ha un altro potenziale. Allora, quelli del Corviale che cosa facciamo? Li caliamo sotto una bella colata di cemento, così si imparano, perché non conoscevano la matematica, stessero lì nel cemento. No, allora vedo che mi fa ridere la cosa. Le soluzioni ci sono, però non circolano. No, ci sono, partendo da altri presupposti, perché noi veniamo da Ixunt leones. Ma sei sicuro che ci sta il leone? Vai nella foresta, come diceva quella, e vedi se è un leone, se è una pecorella, se è un baccarozzo, eccetera, eccetera, eccetera. Brava, benissimo. Ma voglio solo dire questo e finisco, poi te la posso fare, perché lui ha fatto l'esempio del pollo. Ho un dovere di chiarire. Al posto del pollo mettiamoci un figlio. Supponiamo che il pollo è importante quanto un figlio, perché
uno si alimenta anche con lo spirito, no? Per questo le donne fanno il figlio. Non si può dire allora che il figlio suo è metà mio, metà suo, è suo e basta. Il pollo è la stessa cosa, è suo, tant'è vero che noi diciamo che la differenza, il differenziale, lo spread, porco giù, va bene, fra me e lui è che lui ha un figlio e io non ce l'ho. Cioè due, e quindi ha uno spread 2 rispetto a me. Questo è un pollo, se uno non precisa lo spread non ha detto nulla, quindi sta da porta tranquilli, la statistica la sa più di me. I risultati che nelle allora, condizioni climatiche la statistica non ci ha preso. La statistica è valida per grandi numeri e quindi non ha nessun senso, grandi numeri significa grandi. Le piccole statistiche, quelle che facciamo in alcuni tipi di esperimenti che si chiamano prove di dimostrazione di affidabilità delle donne, tanto per intendere, su degli aerei, cioè, eccetera, se cadono gli aerei, si fanno delle prove di affidabilità. Bisogna avere come minimo 20 esempi, 20 campioni. Allora, se io ho 20 campioni posso costruire una statistica di piccola numerosità, ma la vera statistica va per grandi numeri. Grandi numeri significa al minimo sicuramente superiore a 20, ma possibilmente centinaia. Più aumenta il numero, più la statistica raggiunge un livello di affidabilità superiore, di confidabilità. E quindi la statistica è una nuova dimensione della conoscenza, ma il caso singolare che Piero dice che è un ragionamento per assurdo che si fa, non ha proprio senso. Il discorso tanto è vero che noi adesso parliamo di un popolo, di una popolazione mondiale, questi discorsi qua sono validi per popolazioni mondiali. Noi in Italia costituiamo sia noi il 1% della popolazione mondiale. E anche questo dal punto di vista di le statistiche che noi facciamo, a cominciare da quelle energetiche per esempio, no? Cioè il prete nero per me è quel coyote di Realacci, no? Realacci va in giro tutto nero, dice che noi abbiamo il 38% dell'energia fatta dall'alternativa. Non è vero, alternativa cioè significa solare, vento e idrologico, cioè idraulico, idroelettrico. Allora, le più antiche sorgenti di energia sono l'idroelettricità, no, parlo prima di il fuoco, il vento e l'acqua. Fuoco, vento, acqua ci hanno concesso all'uomo primordiale di andare avanti e l'animale, no? Fuoco, acqua e animale, anche l'uomo animale. Queste quattro forme sostanzialmente di energia hanno portato avanti fino poi chiaramente la forma dei mulini a vento o gli altri tipi di mulini si è imposto rispetto agli altri. Poi, Tutto cambia con la scoperta della macchina a vapore, e cambia tutto, si entra nel mondo moderno. Però quello che voglio dire, se noi pigliamo l'Italia, facciamo una statistica energetica italiana e la vogliamo portare in tutto il mondo, non abbiamo nessuna significatività, non c'è significatività, perché l'Italia è l'1%, non dice nulla, proprio niente. Bene, io ringrazio tutti. Adesso c'è un'esperienza veramente eccezionale. Per chi non l'ha mai fatta, non se ne vada, perché facciamo questa pittura energetica e vedrete con le vostri occhi veramente di che cosa si parla, perché parlare è una cosa, fare è un'altra. E qua adesso si va a fare e vedere e toccare con mano. È un'esperienza che non dimenticherete facilmente e spero che possiate anche divulgarla, perché è un'occasione veramente unica. Ecco Monica Melani, se chi sta fuori può, adesso vado a chiamare gli altri se vogliono fare l'esperienza. Allora, un attimo.